Comandante, siamo pronti, vero? Armin ha praticamente scoperto probabilmente chi potrebbe essere il titano femmina. E il suo piano per questa operazione, cioè il piano per l'operazione è suo e gli sembra buono al comandante, quindi iniziamolo. Il titano femmina è colui che ha ucciso i due titani che aveva catturato ed è anche una nostra compagna di classe del 104esimo. Sì. Beh, non ti lascia molta fantasia. Ani. Ya. Mo Annie. Sembri davvero a casa nella polizia militare. Armin, cosa stai facendo nello Stohess District? Annie, stavo pensando se puoi aiutarci a far uscire Eren da qui. Verrà ucciso se non facciamo nulla. Ma ho bisogno di qualcuno nella polizia militare e se no non ce la faremo a passare attraverso il muro Sina, il checkpoint del muro Sina. Sembro proprio la persona giusta per il lavoro? Sì. La persona giusta non mi importa in realtà del... Non voglio sembrare uno che ti utilizza, ma se non posso fidarmi di te per questo, non saresti la giusta persona a cui mi sono contattato, diciamo. Ok, conta su di me. Ok, andiamo. Questo passaggio sotterraneo conduce direttamente fuori dal cancello. Cosa succede, Annie? Dobbiamo passare attraverso questo passaggio. Non avrei paura del buio o degli spazi stretti, vero? No, io non entro, Mi fa paura. Non vi aiuterò a meno che non passiamo da sopra. Che cavolo stai dicendo? Stai scherzando, vero? Mi hai ferito, Armin. Perché mi stai guardando in quel modo? Annie, ti sei appena dato la colpa. Ani. Cosa stai facendo con l'attrezzatura del tridimensionale di Marco, Annie? Dopo, diciamo, aver investigato su chi fosse l'uccisore dei due titani, ho riconosciuto il Gear di Marco attraverso un graffio. Sei stata tu a uccidere quei due titani? Forse. Ma perché non hai preso azioni se già pensavi che sospettavi già di me un mese fa? Non potevo crederci, anche adesso volevo veramente essere nel torto. Effettivamente, Annie, perché c'è un amore tu? Annie, c'è ancora tempo per spiegare. Dimmi che questa scusa è solo un gioco, questa triste scusa è solo un gioco. Tonikaku kochi ni koe! Kono tsuka ni hairu dake de shoumei dekiru koto ga arun da!
Non ce la faccio più, è troppo. Devo andare avanti. Non verrò dentro. Ho fallito nel diventare un guerriero. Mikasa si è incazzata. Ragazzi, siamo alla fine. Armi, Atashiga Antano, Ihto de Yokatane. Hitomasa Anta Kakeni Katta. Demo, Atashiga Kaketano. Koko Karadakara. Ora! Fermatela! Prima che si trasformi! Impeditegli di mordersi. Di autoinferirsi in realtà. Ma lei ha un trucchetto. Via! Oh, merda. Io vi consiglio di scappare, di non star fermi lì, E di scappare anche abbastanza lontani. Qui sarà l'inferno. Ci siamo! Ma sempre le gambe dovete. Aia, e basta. Beh, tecnicamente non dovrebbero apparire altri titani, cioè siamo dentro le cazzo di mura, è impossibile che possano apparire altri. Ok. E basta, mamma mia, ma quanto sei forte. Quei calci ti arrivano proprio. Ok. Andiamo alla missione secondaria. Quando ci siamo tutti pronti ad attaccarla. Vieni, bella, vieni. Ha ammazzato in un colpo tutti quelli a livello C. Forza, Hang! Ok, sono apparsi tutti gli altri. Andiamo ad aiutarli mentre è impegnata qua. Vieni, vieni. Ci siamo, Jen! Ciao, Jen! Ok, grazie Jen, ma vieni qua che abbiamo Armin pronto. Dai, vieni ancora un passettino in avanti. Esplosa. Dai, vieni qui. Dai che ci sei, dai, dai, dai. Un altro passettino. No, non quello. Ora è... Non so come gli posso abbattere il resto. Mi sono incazzato. È ora di attaccare.
In realtà speravo di potermi trasformare, ma effettivamente non posso trasformarmi. Meglio dirigerci da un altro amico. Sta arrivando. Fatemi usare sto cazzo di cannone. Ma perché sempre girato dal lato sbagliato? Aiuto. Esci. Non mandarlo a puttane quel cannone. È andato a puttane. E dai, e vattene, braccio di merda. Via! L'ha già distrutto? Una velocità? Non dirmi che ho attaccato mentre era in... rinforzato. No, dai. Vabbè, adesso lo distruggeremo. Tanto ne sono morti due in un colpo. Finalmente. Oh, non è più rinforzato, vai, vai! Mamma mia, non ci capisco più niente, sto facendo tutto in automatico praticamente. Finisco un attacco e inizio subito l'altro. No, l'ho fallito stavolta. L'ultimo! Non posso fallire l'ultimo! Ho paura che in realtà non sia ancora finita. Quindi rinforziamoci, anche perché mi permette di farlo. Quel dito ormai è maciullato. Trasformazione Super Saiyan. Secondo round. Stavolta ho l'aiuto dei miei compagni. Stiamo distruggendo metà città, per fare una cosa, ma tranquilli.
Mamma mia, che cazzotto. Vai, estordita. Mamma mia, quasi quasi vi facevo scalare la cazzo di mura. Nonostante questa dovrebbe essere tecnicamente la più alta. Non mi interessa, intanto ho capito la combo. Anche se mi colpisci, mi basta fare così. E tra poco dovrò... No, non è finita, wow. Beh, ora sì. E la madonna che volo. Dai, finché a terra. Ah no, è morto. O almeno così mi risulta. No, è incazzata. Sei ripresa. Aia. Me la daresti, ok. Loro hanno attaccato per qualche motivo il braccio destro. Oh, sto morendo. Mamma mia, che evitata. Non puoi sfuggire da questo cazzotto. E neanche da questo. Continua, continua finché a terra. Ma io recupererò vita. Sì, sto recuperando vita, sì. Via. Incazziamoci di brutto. Dai che manca poco. Ah, ma là ci sono. Oh la madonna, 4006. Ah, perché l'hanno attaccata loro. Ed è morta. O meglio, è finita. Ah, ha rafforzato i dita per scappare. Tentate anche di farglielo fare, scusate. Questa in realtà è una cosa importantissima per la seconda stagione che dovrebbe uscire. E questa è l'ultima mossa di Annie. Mikasa, Annie. Si è completamente indurita con il potere dei titani e si è invernata. Lo porteremo sottoterra, dove non potrà fare danni effettivamente. いや、我々調査兵団の首は繋がった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。 E questa è la fine. Anche questa è una fine che ti dice tutto. Io quando ho visto la fine dell'anime così ho detto no, non può finire così, cosa succede dopo, cosa? Ed effettivamente mi sono letto tutto il manga in un fiato.
Sta ancora uscendo, ovviamente. L'anime, non so quando uscirà l'anime 2, perché all'inizio non volevano metterci dei filler, quindi hanno pensato bene di continuare solo con la storia reale, solo che ovviamente il manga, per avere un anime abbastanza lungo, una serie di, non so, 12 episodi, deve avere una storia del manga abbastanza lunga per seguirla fedelmente. Il problema è che ovviamente il manga ci vuole molto a scriverlo, e quindi non è uscito per tantissimo tempo. Ora hanno pensato che probabilmente ci metteranno lo stesso dei filler, ovviamente concordati, che porteranno piccole storie molto interessanti e anche nuovi personaggi. Io non ci trovo nulla di sbagliato, sinceramente. Se lo fai bene, con una storia interessante, ma con una grafica da Madonna come l'anime, va benissimo tutto. Io lo sto aspettando come non so cosa, comunque. E questa serie non so se continuarlo oppure no, perché ragazzi, io so che esistono delle missioni secondarie che sono un po' spoiler, diciamo, della serie che dovrà uscire. Non è niente di reale, perché effettivamente è un po' inventato, ma ci sono comunque dei personaggi che esistono, esisteranno, qui non ci sono nella storia qui principale, ma esisteranno, e in realtà si verrà anche a sapere altri segreti molto importanti, quindi non saprei effettivamente se farlo oppure no. Vedo quanto ci metterò e ditemene voi, io probabilmente mi giocherò lo stesso per me, quindi se mi dite che le volete vedere io ve le porto tranquillamente. Grazie a chi ha seguito la serie fin qui e ci vediamo. Ciao a tutti!